C, Atletica Ciglia Novogos Latina 1-1, Centro Sportivo Primavera Indomita Pomezia 1-3, Monte San Biagio Palocco 2-3, Pescatori Ostia Polisportiva De Rossi 1-1, Sabaudia Rodolfo Morandi 2-4, Virtus Ardea Terracina 0-0, V3 Roma Team Atletico Benzizza 4-0. Nel girone D, Atletico Moreno Torreangela 2-1, Atletico Zagarolo Lupo Frascati 1-3, Ceccano Atletico Cervaro 0-0, Monte San Giovanni Campano Colleferro 2-1, Ferentino Anitrella 2-0, Lodigiani Atletico Torrenova 1-2, Real Cassino Colosseo Alatri 0-0, Roccasecca Polisportiva Tecchiena 1-0. In virtù di questi risultati andiamo a vedere le classifiche della promozione, partendo dal girone A, dove il Fiumicino allunga di un punto e adesso in testa con 16 punti. Al secondo posto la Nuova Pescia Romana a quota 12, poi a seguire Santa Marinella a 11 insieme al Grifone Giallo-Verde, a 10 troviamo invece il Cerveteri insieme alla Luis, a 9 Montemario, Almas Roma e Montefiascone. Dopodiché il Canale Monterano a quota 8 punti, a 7 Bomarzo, Montalto e Tolfa. Dopo il Tolfa troviamo il Ronciglione insieme al Fregene Maccarese a 5 punti, la Vigor Acquapendente a quota 3, a 2 lunghezze da CSL Socere e a 1 la Doc Gallese, ricordando che Doc Gallese come Ronciglione, Tolfa e Montalto hanno una gara a meno e giocheranno oggi alle ore 15:30. Per quanto riguarda invece il girone B, sempre della promozione, andiamo a leggere la classifica con il Riano a quota 16, capolista del raggruppamento, il Sant'Angelo Romano a quota 15 punti insegue, poi il Fiano Romano a 14, il Football Montesagro a 13, abbiamo poi Zena e Vicovaro a quota 11, a 10 invece la Rustica e Visse Subiaco, a 9 Cantalice e BF Sport, a 7 il 7 Bagni, a 6 Nomentum, a 4 il Passo Corese, a quota 3 punti Guidonia e Certosa, poi Novauto a 2, la Matrice a 3 insieme, scusate, a Guidonia e Certosa, Novauto a 2 e Sporting Montesagro a 0 punti. E allora volevo andare a leggere anche quello che è il programma del prossimo turno di questi primi due gironi. Nel raggruppamento A, il Ronciglione United ospiterà la Nuova Pescia Romana, poi Canale Monterano, Doc Gallese, Tolfa, Fiumicino, Montalto, Montemario, Santa Marinella, Lewis, Vigor, Acquapendente, CSL, Socer, Città di Cerveteri, Montefiascone, Grifone, Giallo-Verde, Fregene, Maccarese, chiudono il programma gare Almas, Bomarzo. Nel raggruppamento B, il Riano ospiterà il Football Montesagro, poi Nomentum, Fiano Romano, la Rustica, BF Sport, Sporting Montesagro, Novauto Pro Roma, Passo Corese Zena, Amatrice Sette Bagni, Guidonia, Cantalice, Vicovaro, Sant'Angelo Romano, Certosa, Vis Subiaco. E allora ci spostiamo al girone C, questa classifica, Terracina primo a quota 16, il pareggio di oggi dopo 5 vittorie consecutive, poi Indomita Pomezia a 14, Centro Sportivo Primavera a 12, Atletico Benzizza, Pescatori Ostia, Polisportiva De Rossi e V3 Roma Team a 11, a 10 Fonte Meravigliosa e Palocco, a 8 il Nuovo Cos Latina, a 6 l'Oste Antica assieme al Redivivo Rodolfo Morandi, a 5 l'Atletico Ciglia, a 4 Pian Due Torri, Monte San Biagio e Virtus Ardea, a 3 Santa Maria delle Mole e a 0 il Sabaudia. Andiamo al girone D, comandato in questo momento dall'Atletico Torrenova a quota 14, a 13 Lupa Frascati e Ferentino, a 12 Atletico Cervaro e Monte San Giovanni Campano, a 11 l'Atletico Morena, a 10 la Nitrella. Una schiera di squadre a quota 7, Rocca Priora, Colleferro, Torreangela, Alatri e Real Cassino, a 6 c'è il Tecchiena, a 5 Ceccano e Roccasecca, a 4 Zagarolo, a 3 il Giardinetti, conclude la classifica con 2 punti la Lodigiani. Qui come al solito grande bagarre in testa alla classifica del girone D, come poi era già accaduto l'anno scorso con le prime 8 squadre che fino più o meno alla 25esima-26esima giornata erano comunque in lotta addirittura per la prima posizione, non solo per le prime tre che garantiscono i playoff. E allora andiamo a leggere il programma gare, cominciamo a questo punto proprio dal girone D con cui abbiamo chiuso la nostra carrellata sulla promozione. La Latri ospiterà il Ferentino, poi Colleferro, Roccasecca, Real Cassino, Ceccano, Tecchiena, Atletico Cervaro, Atletico Torrenova, Atletico Morena, Anitrella, Atletico Zagarolo, Giardinetti, Città di Monte San Giovanni, Campano, Lupa Frascati, Lodigiani, chiudono il programma del raggruppamento D, Torreangela, Rocca Priora. Invece nel girone C, il Nuovo Cos Latina ospiterà la Virtus Ardea, poi
Palocco, Centro Sportivo Primavera, Atletico Acilia, Santa Maria delle More, Indomita Pomezia, Ostia Antica, Rodolfo Morandi, Pian Due Torri, Terracina, Pescatori Ostia, Atletico Benzizza, Monte San Biagio, Polisportiva De Rossi, Sabaudia, Fonte Meravigliosa, V3 Roma Team. Noi stiamo cercando di preparare il collegamento con Massimiliano Cannaliere, quindi Paolo, io direi di fare una piccola pausa musicale e poi cercare di contattare il nostro Max. Vieni con me, amore, sul grande raccordo anulare che circonda la capitale, e nelle soste faremo l'amore. E se nasce una bambina poi la chiameremo Roma. All'uscita 25 c'è a Laurentina, Bruno l'infame ha cambiato gestione, è prosciutto più buono da Sergio dietro la piazza, ma non te fa lo scontrino. All'uscita dell'Aurelia c'è Casalotti Boccea, fai la conversione e certo abbacchi notturno, se chiuso giù al controviale c'è il distributore che te frega e resto. E allora, sull'uscita dell'Aurelia noi andiamo a parlare e a mettere in diretta Massimiliano Cannaliere dagli studi di Radio Cusano Campus. Ciao Max, ben trovati, buon pomeriggio, buon pranzo, dai, facciamo una via di mezzo. Sì, no, è la verità, io ho appena finito le fatiche radiofoniche in sede interregionale, diciamo così, e sono uno di solito, per fare il preciso, dice sono in redazione, no, non è vero, direi una bugia, sono in realtà nel bar davanti alla mensa con gli appunti che ho preso sul campionato, e tra questi sicuramente c'è il fatto che l'Uni Pomezia stia vincendo con un punteggio rotondo sull'Ottavia, stia dimostrando un passo figlio del lavoro sia societario che di Sandro Grossi di buon livello. E nella fotografia di oggi mi piace ricordare che il Real Monterotondo Scalo, dopo l'illuminante campionato trascorso, ha mantenuto le promesse per quello che riguarda la voglia di restare a certi livelli. Questo dicono le prime giornate. 13 punti sono un bottino importante sia per la formazione eretina dello Scalo sia per l'Uni Pomezia. Non mi aspettavo, per quanta stima io possa avere e anche affetto personale per Mario Guida, di vedere l'Anzio lassù, però evidentemente è stato fatto un lavoro a fare spente rispetto al passato, e questo dimostra che l'Anzio hanno le idee chiare sul piano calcistico. 11 punti dell'Anzio, 11 punti della Montecimini, che è un'altra inattesa a questi livelli, ma che probabilmente ha altri scopi rispetto a sogni magari pindarici e voli pindarici. Il Montespaccato ha dovuto rincorrere l'Aranova nel 2-2 finale, che non è l'avversario dalla facile lettura, perché diciamo che la squadra del comune di Fiumicino si perde qualche puntarello in casa, poi li va a prendere fuori, insomma è un campionato che ancora deve dire parecchio per la parte mediana della classifica, mentre nella parte alta il Montespaccato con la Vigor per Conti con 10 punti certamente danno a pensare. Io guardavo la classifica e pensavo che, a parte le due partite pomeridiane, la Corneto avesse messo in cascina subito dei punti utili, perché sa benissimo di quanto sia complicato questo tipo di torneo. La Tivoli, è vero, ha preso Paris, ha vinto oggi il derby, però il consiglio che mi sento di dare ai dirigenti Tiburtini e della Tivoli è quello di andare avanti una domenica alla volta, perché mi sembra che facili entusiasmi siano stati presto disattesi, ed è successa la stessa cosa di 12 mesi fa in promozione. Beh, certo, diciamo Fabrizio che Paris è più abituato a lavorare in maniera silente di quanto non facciano colleghi magari più reclamizzati, però è pure vero che sono andati via dei giocatori ai quali io francamente non avrei fatto a meno, dei quali non avrei fatto a meno.
Ma diciamo che parlo domenica di prossima. Calabresi, parlo dei fratelli di Giovanni, il fatto che sia stato esonerato l'illustre genitore, secondo me, non doveva in qualche modo come dire, rendere meno possibile il proseguire del cammino in comune. Ho visto che insomma il Falaschi ha vinto il derby con la Virtus Nettuno, e vedere insomma la Virtus Nettuno e il Villalba là sotto dà un po' a pensare, come la Cinzia che oggi anche ha incassato due reti. Credo che Ottavia e Cinzia si debbano sbrigare a mettere a fuoco questo campionato, perché poi rimanere là sotto è un attimo. Nel pomeriggio due partite ci dovranno dire intanto qualcosa in più delle Retum, perché non credo che abbia una squadra da 7 punti, e credo molto nel lavoro di sia del club che di Gregori. Questa è, diciamo, la mia prima fotografia. Il fatto che Lanzio abbia vinto a Via della Camiluccia, da una parte fa capire che questa squadra ha i numeri e i nomi, dall'altra anche la mentalità per vincere certe partite. Io per esempio vedere Montespaccato e Vigor Perconti a 10, da una parte è la piacevole conferma che Montespaccato, pur non avendo vinto oggi in casa, e non è la prima volta che capita, perché è la seconda volta che stecca la vittoria interna, è una squadra che probabilmente può fare meglio, ma questo lo sa benissimo anche una dirigenza che è dotata di persone attente e anche qualificate. Lo sa il tecnico, lo sanno anche i giocatori. Dall'altra, vedere la Vigor Pecconti che utilizza molti del proprio vivaio conferma come a Colli e Niene possano fare delle cose fatte molto bene a livello di costruzione di una compagine competitiva. Questo è, diciamo, il mio primo scatto fatto a questo campionato presso la vostra e nostra trasmissione. Benissimo, Max. Pomeriggio, così lanciamo anche il tuo lavoro, la tua trasmissione pomeridiana. Hai già qualche campo collegato, qualche ospite? Noi oggi insolitamente cominceremo per Radio Cusano Campus alle 17 con Matteo Torrioli e non alle 15, per un, diciamo, perché c'è Bari Ternana, ma soprattutto perché stiamo facendo un lavoro di organizzazione dell'apparato televisivo. Infatti ci sarà, anzi c'è già da diversi mesi, ma ha trasmesso musica sperimentalmente Radio Cusano Campus TV, che è la 264 del digitale terrestre. Credo che tutto sommato sia un'altra scommessa da parte della proprietà dell'Università Cusano, sia una scommessa come è il campionato di Serie C. Quindi oggi però faremo un ampio riassunto, e chissà che non si faccia un gemellaggio a breve. Spero di darvi una bella notizia in settimana, perché naturalmente la gente che sta a casa avrà già digerito quando io dovessi entrare in sede televisiva, quindi non ci sono rischi di congestioni o di inciampi. Però per quello che riguarda il pomeriggio andremo dalle 17 alle 19:30. Abbiamo sentito un'intervista presa da YouTube dell'amico e collega Rai di Gennaro in mattinata a Sandro Campagna, che è l'unico uomo al mondo che abbia vinto un campionato iridato da pallanotista, da centroboa, nel 94 a Roma e nel 2011 a Shanghai da commissario tecnico, e 2 mesi fa a Guangzhou in Corea. Quindi se c'è tempo, io mi sono preso degli appunti anche su un girone molto equilibrato, qual è il girone B di eccellenza, Fulvio e Paolo. Vai Max, il bello di una radio online è che non abbiamo trasmissioni dopo di noi e possiamo andare lunghi quanto vogliamo, quindi è un piacere. Ma intanto stamattina a Radio Cusano Campus alle 11 abbiamo sentito Massimiliano Morgante per il raduno delle 6 PENIAS, le associazioni culturali sportive che fanno capo agli ideali umani più che sportivi e poi anche agonistici del Barça Football Club. Quindi c'è stata una liaison, no? Da RadioRomaFutura.it e Radio Cusano Campus attraverso Massimiliano Morgante. E infatti, vista l'assenza di Max Morgante, questa bella manifestazione sportiva. Nel girone B, il buon Santucci ha seguito la vittoria di San Basilio della Lodigiani 3-1 sulla Procisterna. È stato ripreso sotto lo striscione d'arrivo il Palestrina ad Arce, con la squadra del presidente Marrocco che non poteva permettersi, pur in un confronto diretto, perché anche se l'Arce ha solo i 5 punti in fondo alla classifica, diciamo che i sogni erano altri in estate. Ho visto di un paio di 0-0, uno mi ha lasciato a pensare, non tanto quello di Sezza Zonia quanto quello tra Audace e Campus Euro. L'Audace era partita molto bene, ha pareggiato a Morolo, ha pareggiato contro il Campus Euro, che con tutto il rispetto è squadra molto giovane.
Il gol di Mariniello è una firma in calcio importante a Casal del Marmo nella vittoria del Gaeta sulla Strea. Il Casal Barriera può togliersi qualche bella